9 di esercitazione al largo di Maratea, anteprima delle grandi manovre di salvataggio in calendario nei prossimi giorni. Oggi nelle acque davanti al porto di Maratea si è svolta una simulazione di salvataggio. Si tratta della prova generale prima di un'esercitazione che coinvolgerà forze dell'ordine, vigili del fuoco, autorità sanitarie, le regioni Calabria e Basilicata, province e prefetture di Cosenza e Potenza e protezione civile. Ci spiega di cosa si tratta Beatrice Volpe. Le acque del Tirreno, calmissime in questa luminosa giornata di aprile, sono improvvisamente sconvolte da un grosso elicottero che si avvicina al largo della splendida costa di Maratea. Il velivolo dell'aeronautica militare getta il verricello per un soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera, ma nonostante i ripetuti tentativi e le capacità dei rispettivi equipaggi, l'operazione non va a buon fine. È troppo potente l'elicottero che provoca estesi vortici sbilanciando il natante. E dunque da questa prova arriva un'indicazione preziosa su cui lavorare se quando ci si dovesse trovare nella realtà di fronte ad una situazione simile. Abbiamo voluto fare una prova con un mezzo che non è, diciamo, normalmente impiegato per questo tipo di attività, per capire i limiti di impiego. Quindi questo, anzi, è importante sapere proprio i limiti di impiego proprio per capire un eventuale impiego poi reale, cioè quindi un'attività operativa reale, quali sono le possibilità di questi mezzi aerei. Dopo la prova c'è stata una affollata riunione a Villa Tarantini, presenti tutti i soggetti che parteciperanno all'esercitazione in programma il 26 e 27 maggio tra Scalea in Calabria e Maratea in Basilicata. Una conferenza di pianificazione per indicare luoghi e ruoli, chiarire i dubbi per questa grande operazione dal titolo Air Sub Sarex 5 2013. In esposizione sull'aviosuperficie di Scalea ci saranno aerei militari e dei servizi di Stato. L'obiettivo è di verificare come salvare alcuni naufraghi. Saranno 30 i volontari della Croce Rossa delle due regioni a impersonare soggetti in difficoltà e nella vita reale sempre più spesso la Guardia Costiera interviene per soccorrere migranti sulle cosiddette carrette del mare. Ieri abbiamo avuto per esempio sulla costa ionica degli sbarchi di clandestini. Siamo sempre pronti innanzitutto a salvaguardare le loro vite, quindi a accoglierli, diciamo, anche con le nostre unità, quindi, e a toglierli dal possibile insidie del mare. Maratea ancora una volta si conferma punto nodale per quanto riguarda anche l'attenzione da parte delle autorità costiere. Assolutamente sì, è un evento molto forte che infatti implica una preparazione molto lunga. Oggi siamo qui al porto proprio per costruire l'ora, evidentemente, questo evento perché si svolga nel migliore dei modi.